Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Vi prometto che sarà 1/2 video registrati in questa location. Ci troviamo nella mia cucina e per chi lo sa, di solito d'estate i video li ho sempre girati quasi sempre qui, ma stanno per montarmi i condizionatori, quindi tornerò presto nella mia postazione. Ho dovuto spostare tutto momentaneamente. Oggi proveremo insieme la nuova collezione estiva di Essence, si chiama Make Beauty Fun, è composta da diversi prodotti che andremo a vedere nel dettaglio, ma prima voglio parlarvi della mia manicure. Vi voglio parlare di Happy Glam, è un brand che se mi seguite già conoscete, ne abbiamo parlato l'estate scorsa e se mi seguite sapete anche che per me le unghie sono fondamentali. Con il kit di smalto semipermanente Happy Glam mi trovo benissimo. Sono prodotti che ho testato veramente tanto tempo, hanno un'ottima durata, vi dico minimo 2 settimane, ma arrivano anche a 4. È un brand che non testa i loro prodotti sugli animali, non hanno nessun ingrediente tossico al loro interno e sono prodotti 100% vegani. Sono bellissimi anche i pack e tutto il kit. Adesso vi mostrerò, perché ho scelto 6 colori, ma ho voluto fare questo color bacca, così per cambiare, c'era anche un bel fucsia, ma trovate veramente tantissimi colori, e vi lascio qui un bel codice sconto da poter utilizzare sul sito. Eventuali dettagli rispetto al codice sconto ve li lascio nell'info box, quindi se siete interessate cliccate, e adesso vi lascio un velocissimo video tutorial di applicazione e vi faccio vedere qualche colore che ho scelto io. Allora, abbiamo i cleaning pad che servono per pulire l'unghia, i soak off per rimuovere lo smalto, una lampada super compatta, l'olio per le pellicine e gli accessori per andare a preparare le nostre unghie. Poi successivamente abbiamo base e top coat, rispettivamente numero 1 e numero 3. Il 2 sono i colori. Io ho scelto questi 6 bellissimi colori, ma ne trovate veramente un sacco. Per comodità ve li ho sbocciati anche su una tip, in modo tale da farvi vedere alla luce naturale le 6 colorazioni che ho scelto, 3 più neutre e 3 più estive. Adesso scopriremo quali ho scelto, anzi l'avete spoilerato, ve l'ho spoilerato all'inizio del video. Ho scelto Very Nice. Inizio andando a preparare l'unghia, ho passato il mattoncino bianco, il buffer, per opacizzare l'unghia, dopodiché vado a spingere le pellicine e limare la forma delle mie unghie, dopodiché con un cleaning pad vado a pulire e rimuovere tutta la polvere che si deposita appunto sulle unghie andandole a preparare. Come primo step vado a stendere un strato di numero 1, ovvero base. Dopodiché faccio un giro di lampada, la lampada ha un timer, si accende e si spegne da sola, quindi semplicissimo, davvero. Secondo step, abbiamo il numero 2, quindi il colore, scegliamo il colore che più ci piace, facciamo una prima passata, dopodiché rimettiamo le mani in lampada per un giro di lampada. Ripetiamo l'operazione del colore per 2 volte, quindi andiamo a fare poi una seconda passata e passiamo nuovamente in lampada. Sigilliamo tutto con il numero 3, il top coat. Facciamo attenzione bene alle punte per far durare veramente tantissimo il nostro smalto semipermanente. Passiamo ancora in lampada, attendiamo qualche secondo e sgrassiamo ancora con un cleaning pad. Infine applichiamo questo olietto profumato di agrumi sulle pellicine e voilà, questo è il risultato, il gioco è fatto, facile e veloce. Bene, ci troviamo nella mia cucina, quindi pronti cuochi via, come dicevano alla prova del cuoco, non so, 1000 anni fa, non so se lo dicono ancora. Allora, la collezione di Essence è composta, è appunto la collezione estiva che io ho comprato dalla Germania, quindi ho pagato un patrimonio di spese di spedizione, ma arriva o è già in Italia su qualche sito tipo Maki Beauty, Pink Panda, chi più ne ha più ne metta. Ed è appunto composta da questa palette molto particolare, come possiamo notare full color, è molto colorata, ha pochissimi colori neutri e secondo me si perdono un po' perché sono delle transizioni molto molto chiare. Vi ho preparato qualche swatchino, ve lo faccio vedere. Dunque, gli shimmer sono molto belli e non so se riuscite a percepire, i primi due sono proprio multiriflesso. I matte li ho sbocciati qua, 3 o 4, e sbocciati col dito non rendono, ma vedremo col pennello sull'occhio. Molto belle le due texture shimmer, poi c'è il satin e questi bei colori super pieni che sono il giallo, il fucsia e l'azzurro.
Poi abbiamo questo che dovrebbe essere l'illuminante nella tonalità 01 Happiness Shine From Within. Utilizzeremo questo sia come blush che come illuminante perché, come possiamo notare, la parte superiore è rosino, corallino, mentre la parte sotto è più color illuminante, un po' più doratina. Poi abbiamo il mascara, l'I Love Extreme, nell'edizione appunto dedicata a questa collezione, che non si nota tanto ma è leggermente sfumato, ok? È lilla ma qua ha una sfumatura rosata, quindi tutta la collezione è un po' sfumata. E come ultimo prodotto abbiamo un gloss, anche lui sfumato, questo c'era in due tonalità, io ho scelto questa che è un po' più caldina, che va dal rosa al giallo, e poi c'era dal lilla al rosa, qualcosa del genere, e questa è la tonalità 01 Swipe for Happiness, ed è un gloss glitterato. Vi ho fatto un po' di swatch perché, come potete notare, la palette ha veramente tante tipologie di colore, e non voglio fare niente di eccessivo, ma ci permette appunto di andare a creare diversi look. Non c'è una vera e propria tonalità, cioè come transizione c'è giusto questo rosino qui, ok, o il giallo, ma andrò ad utilizzare questo rosa nude. Quindi vado ad applicare sulla palpebra un po' di correttore e torno da voi. Eccoci pronte per iniziare, quindi come detto precedentemente vado a prendere con un pennello questa tonalità che è un color salmone e scarico, vi dico, spolverano parecchio in cialda questi colori. Vado a stenderlo in tutta la piega e la scrivenza c'è e vai. È un po' caldino rispetto a quello che volevo fare, quindi a livello di matte la scrivenza direi che poi sulla palpebra, cioè quando li ho sbocciati sulla mano, non sembrava granché. Invece, allora spingo la sfumatura verso l'alto, dopodiché voglio andare a prelevare questo lilla. Cioè ho messo la magliettina apposta, il top, quindi vado a prelevare in modo generoso il lilla, scarico e ci vado praticamente sopra, perché questo lilla è piuttosto freddo, quindi diciamo che magari si fondono insieme e diventa un lilla perfetto. Direi che anche lui scrive abbastanza bene, nonostante i colori siano per lo più pastello, tranne gli shimmer, ma i matte non sono molto scuri, quindi a me piace andare a intensificare l'angolo esterno, oggi non lo faremo semplicemente per il fatto che in questa palette non ci sono colori tanto scuri, è proprio una palette per fare trucchi super estivi e quindi faremo un trucco semplice estivo. Sto pensando di fare un azzardo, ma sì, facciamolo, al limite viene una schifezza. Vado a prendere questo che mi ispira un sacco, che è questo fucsia, è super pigmentato, e volevo metterlo nell'angolo esterno per dare un pochino di profondità. Ok, sono partita da lilla e sto diventando fucsia. È veramente bellissimo questo fucsia, non so se in camera renda, è proprio un ciclamino stupendo. Il bello è che mi sto guardando nello schermino e io vedo un trucco, in camera ne vedo un altro, quindi spero che in fase di montaggio non sia proprio una schifezza. Ok, arrivato a questo punto vado a prendere questo colore, che sono questi due, sono i più sparkle della palette, sono veramente pieni di riflessi, e vado a metterlo sulla palpebra mobile sempre col dito. Questo è un po' più freddino, è tipo uno champagne freddo con dei riflessi glicine, però sicuramente in camera non si vedranno i riflessi, sono quasi sicura. Ok, abbiamo truccato anche la prima parte, vado a prendere ancora un po' del mio fucsia col dito e cerco di sfumare un po' col colore che ho messo adesso per sfondere un po' le due colorazioni. A questo punto vado nell'angolo interno con questo color champagne metallizzato
e anche un po' sotto l'arcata sopraccigliare. Sì, così riuscite a percepire la luminosità di questo colore. Vi lascio i prezzi perché questa palette mi pare costi intorno alle 10 euro. Provo a prendere un po' del mio viola, questo qui, e metterlo sotto. Andiamo ad applicare insieme il mascara I Love Extreme in limited edition, volumizzante, è, credo sia il classico mascara. Sì, dovrebbe essere classico, solo con il pack diverso. Lo applico bene solo su quest'occhio, vediamo il risultato. Questo mascara non mi fa impazzire perché ha lo scovolino troppo grosso. Preferisco di gran lunga il Lash Princess. Questa è una passata, il mascara è appena aperto. Secondo me c'è un margine di miglioramento, ma sinceramente non vedo volume. Poi non riesco ad abbracciare bene le ciglia perché ho paura di macchiarmi la palpebra. Quindi troppo grosso lo scovolo per me. Finisco di mettere il mascara e faccio una seconda passata e vediamo il risultato degli occhi terminati. Allora, questo è l'effetto del mascara con due passate. Sinceramente non lo ricomprerei, non trovo che faccia delle ciglia wow in modo particolare. È giusto il mio parere e ovviamente appena aperto, teniamo sempre in considerazione questo perché poi la formula tende ad addensarsi e quindi sarà sicuramente un po' più performante. Andiamo a provare blush e illuminante insieme. Allora, prelevo, comunque è tutto shimmer, quindi è tutto pearlescente. Vediamo se il blush sul mio zigomo si vede. Direi che si vede, piuttosto delicato, ma possiamo intensificarlo. È anche profumato. Vado un po' anche sul naso. Beh, sì, direi che si vede, anche carino come tonalità. Ed è interessante il fatto che comunque abbiamo due prodotti in uno. Mi piace tanto l'effetto del blush. È luminoso ma colorato, non rimane troppo chiaro. E adesso vado col pennello da illuminante a prelevare la parte più chiara e lo proviamo insieme. Beh, direi che funziona. Non ho dovuto neanche calcare la mano più di tanto, pensavo fosse più delicato. Invece è molto bello. Come sempre, nota positiva per me, non ha glitter all'interno, quindi dà un bel effetto bagnato. La polvere è abbastanza sottile, non la più sottile che io abbia provato, però per il prezzo che ha, abbiamo due prodotti in uno e direi ottimo anche per viaggiare, quindi tascabile perché ha poco ingombro, il pack è in plastica mentre quello della palette è in cartone. Ho dimenticato che la palette ha anche un mega specchio all'interno. Direi che anche l'illuminante è promosso. Bene, concludiamo con il gloss. Però prima di applicarlo definisco leggermente il contorno delle labbra con la matita di NYX Mauve, che mi piace molto, è un nude carino. Vado giusto a delineare un po' i bordi. Vi consiglio tantissimo questa matita se avete più o meno la mia carnagione perché è proprio color labbra. Anche se vi abbronzate un filino è ancora più perfetta. Vedete, da giusto definizione al contorno, perfetta. Vado con il gloss, vediamo se è profumato. Questo è Plumping Lip Gloss. Sa di menta. Ed è completamente trasparente. Ok, inizia a pizzicare leggermente, cioè più che pizzicare come il gloss, quello che avevamo provato nell'altro video, quello proprio volumizzante, questo è rimpolpante, quindi è più mentolato, è un effetto rinfrescante quasi al mentolo. Ne ho messo parecchio, non appiccica, non è uno dei gloss più belli che io abbia provato, sinceramente trasparente. Carino, ma non mi fa impazzire. Questo è il risultato finale del make-up, ve lo faccio vedere da vicino.
Questo per quanto riguarda la collezione dell'estate di Essence, che poi leggevo anche 20° anniversario, c'è scritto proprio 20 Birthday Edition, quindi è un'edizione speciale per forse i 20 anni del brand. È molto carina, se vi piacciono appunto i colori pastello, i colori non troppo scuri, ve la consiglio, vi consiglio la palette. Il gloss sicuramente per il prezzo che ha si può fare, insomma non boccio niente. Il mascara non è uno dei miei preferiti. Spero che questa recensione possa esservi utile, come sempre vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale, ovviamente gratuito, per supportarmi. Vi aspetto su Instagram e TikTok, sono sempre la donna qualunque. Come sempre vi mando un bacio gigante, noi ci vediamo al prossimo video, da Federica, la donna qualunque.